Ok, per risolvere il bug degli shader, per cui delle ottimizzazioni degli shader in Star Wars Battlefront 2, non dobbiamo fare altro che utilizzare le DirectX 11, anche se abbiamo una scheda video con le DirectX 12, anche se stiamo operando in Windows 10. Per cui andiamo in opzioni, andiamo in video. E qui dobbiamo andare a disattivare DirectX 12, ma qui di default per definito vi sono DirectX 12 su sì, noi mettiamole su no, andiamo per cui indietro, andiamo a riavviare e avremo risolto il problema. Vi suggerisco anche di avere lo schermo intero se avete il FreeSync attivo e andare a impostare gli Hz di aggiornamento. Per cui in un monitor come il mio che è Full HD FreeSync a 75 Hz, metto schermo intero Full HD e 75 Hz. Se avete più Hz, 120, 194, 240 eccetera, impostate gli Hz che volete. E questo è tutto. Grazie e ai prossimi video.